Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale, io sono Enrico0dx e oggi incredibile, oh senti la musica di Uncharted, finalmente oggi siamo qua per incominciare una nuova serie di gameplay, stavolta su PS Vita, qui è un casino di cavi, per registrare la PS Vita è stato molto più complesso di quello che pensassi, ecco qua. L'Abisso d'Oro su PS Vita e che io non ho mai giocato e che appunto è da un bel po' che rimandavo e che aspettavo di poter giocare con voi per potervelo portare su YouTube, perché in italiano una run completa di Uncharted appunto l'età perduta dell'Abisso d'Oro non c'è e io non l'ho neanche mai giocato, quindi per me sarà la prima volta e ci tengo insomma a condividere con voi questa esperienza, vedere com'è finalmente questo Uncharted l'Abisso d'Oro. Intanto l'interfaccia, io vedo che pigiando le levette non succede nulla perché è touch, bisogna per forza fare col touch. Allora, vediamo le opzioni prima di tutto. Devo strusciare. Ma che cagata, devo non posso premere opzioni, devo strusciare fino a... Ok, vabbè. Vediamo, comandi, mira, oddio. Visuale, mettiamo tutto invertito. Perfetto. La mira invece, vediamo... Ah, invertiamo tutto. Iniziamo, sono veramente curioso di vedere com'è questo Abisso d'Oro. E ti dico che... oddio, facciamo difficile. In genere con Uncharted mi trovo bene con difficile. Tocca per iniziare. Cominciamo una partita a livello difficile, sì. Nuovi dati salvati, ovviamente. Sta musica ricorda quella del 2. Vediamo. Posso assicurarle che in realtà frate Marcos ha mentito su ogni singola cosa che ha detto. Francisco Vasquez de Coronado. Ah, Coronado! È il Coronado quello di... Non lo so se è quello di Indiana Jones. L'ultima crociata, la croce di Coronado. Oddio. Dante, mi hanno segnalato una sparatoria lungo il fiume. Non era niente. Ti dico che era Drake. Gli ai tuoi uomini di intensificare gli sforzi o non arriveranno al giorno dello stipendio. La musica è più alta dell'audio. La voce. Figlio di puttana. Devo... Si vede all'inferno. Devo mettere i sottotitoli. Tocca per aprire il diario di Drake. Premi per richiamare la barra delle icone. Ah, select, ok. Che casino. Non si capisce niente. Capitolo, misteri. Ok, aspetta. Mettiamo i sottotitoli, che è importante. Non c'è niente. Audio. Sottotitoli, perfetto. Ok, basta, va, riprendi. Allora, Wow. Peccato che non ci sia una remastered su... Sì, anche PS4, insomma, una specie di lavoro come hanno fatto con i primi tre, insomma. Aspetta che mi devo mettere comodo perché è strano. Fa vedere il monte? Devo velocizzare la... Cosa succede? Ho toccato il dietro. Cerca sporgenze come queste. Usa questi per correre e per saltare. Velocizziamo la camera perché è importante. Comandi. Questi menu, chi l'ha pensati, deve esplodere. No, non c'è. Aspetta, sensore di movimento. Visuale. Perché non c'è? Non c'è modo di... La mira però. Mettiamo la mira un po' più così. Però non lo so se andrà bene. Vai, riprendi. Ok, non cambia nulla. È molto... Ah, però vedi, posso muovermi così anche. Ok, mi ci trovo, perfetto. Per caricare? Come si carica? Vabbè, cerchiamo di arrampicarci qua. Che casino, io non so se ci sono i tesori qua. Vediamo, salta. Madonna, che casino. Sì, dicevo, una versione PS3 o comunque 4
a risoluzione decente con un pad normale sarebbe bello, mi piacerebbe veramente. Però queste schermate sono brutte. Usa questo per sporgere. Devo fare così. O inclina il sistema PS Vita nella direzione verso cui vuoi saltare. Che cosa? Non si capisce. Inclina. Ah, vedi, vedi. Vabbè, sì. Robe, cose. Quindi, dunque, il gioco inizia in media res, non sappiamo perché siamo qui. Si vedono dei pixel enormi. Allora, qui la camera non si può muovere. Tesori non ci sono. Vabbè, 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 vediamo. E però, usa questi per arrampicarti e spostare. Perché devo col dito devo sporcare lo schermo? Evidenzia il percorso che. Ah! Vediamo. Ah, guarda, 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 col dito. Col dito faccio così. Beh sì, è inutile, dai, se c'ho le levette perché devo fare cordito? È una roba, vabbè, molto buttata lì. Allora, di sicuro si sale, però se passo di qua magari c'è un tesoro. Tocca per effettuare un'eliminazione furtiva. Usa questo. Sì, ok. Controlli. Qui cos'è? Ah, guarda, guarda, tutti ricchezze, tutti tesori. Piacerebbe platinarlo, però. Foto? Ok, non lo so, non lo so. Bisogna assolutamente Dante è prenderci la stato mano. avvistato nella sala superiore. Uccidetelo a vista, ordini di Dante. Uno Dante, dei chi è mercenari Dante? di Dante. Ok. Bastardi. Il doppiaggio mi sembra. Vediamo, tocchiamo. Bello. Mi sono fatto male. Oh, guarda, guarda, guarda. Però tocca per accogliere le armi o premi per accogliere le armi? Vabbè. Premi, sì, come nel gioco. Perfetto, perfetto. Ma per caricare? Qual è il tasto per caricare? Drake, prendiamolo! Mi hai fatto scoprire, bastardo. Non mi dici che non si può ricaricare le armi in automatico, cioè manualmente. Queste schermate che ti interrompano la vita così, veramente. Tocca per attaccare o premi questo. Scorre il dito per riprodurre il gesto. È uguale. Ah, ok. Sì. Ok, tutti questi. Guarda che casino. Ci vorrà un po' per. Comunque vedo che il frame rate non è proprio. No, queste schermate danno noia. Danno noia queste schermate continuamente. Visuale sopra la spalla. Ok, cambia armi. Tocca per ricaricare. Ah, tasto giù per ricaricare. Perfetto. Cambia spalla con triangolo, non so per quale motivo. Lanciati a riparo. Ok, via, via, via. Dicevo, a livello tecnico, non, sì, bello un Uncharted su PS Vita, però il frame rate è molto basso, cioè non so se neanche se arrivi a 25. Che casino, che casino. Me ne sono neanche accorto. Mamma mia, che casino. Perché di qua mi fai ripartire di qua? Allora, rifacciamo tutto. Ok. Sono fatto male. Bene. Vediamo di farlo stealth. Vediamo se riesco a guardare lo schermo. Sì, mi risulta meglio guardando lo schermo. Ok. Sì, assolutamente, è molto meglio guardare lo schermo che non sulla PS Vita. Ok, andiamo piano, andiamo piano, andiamo piano. Bene. Giù. E ora. Di qua. Però effettivamente pensare che tutta questa roba gira su un aggeggio portatile del 2012, mi sembra, è notevole. Certo, è una tecnologia che oggi, cioè oggi hai sul telefono o iPad o cosa ti pare, hai una potenza di calcolo maggiore rispetto a queste e sicuramente faresti le cose meglio. Ma infatti,
Mi chiedo perché non l'abbiano ancora fatto un remaster. Mentre si ripara, spara senza mirare per sparare alla cieca. Segno meno, ok. Riparati. Ok, vediamo se riusciamo a concludere qualcosa. Però. Sì, si fa meglio così. È pensato per essere usato in questo modo. No, non sparare, non sparare. Morirò, morirò, morirò. Morirò. Ci vuole. Le bombe non ne ho, no, non ho bombe. Va bene. Ok. Allora, vediamo di giocare guardando la PS Vita. Ok. Finalmente. Finalmente. Tasto giù, carica. Non ho caricamenti, non ho caricazioni. Tesori, niente, eh. Per ora ancora zero tesori. È morto male. Sembra strano che non ci siano tesori qua, però. Ma anche di qua è possibile che non ci sia un tesoro. Tutta sta strada. Oh, vabbè. Tra l'altro questo Uncharted io penso che sia ambientato prima del primo addirittura. Dovrebbe essere un prequelone. Ah, si va di là, perfetto. E di qua invece. Niente tesori. Niente tesori. Ah, toccando lo schermo, vabbè. Ci sono dei pixel grossi come una casa. Premi per mirare, quindi premi per cambiare tra destra e sinistra. Ok. Ok, la spalla, sì. Che tempismo, Attenzione. eh? Non mi far morire. Non li becco mai. Ok, morto. Non è mica morto. Sì, è morto, 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 morto. Ma queste sono le musiche del 2. No, 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 no. Sì, indubbiamente il muoversi così, però è molto limitato anche. Boh, vabbè, 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 andrebbe un po', secondo me andrebbe un po' tutto rivisto qui il controllo. Però siamo sempre all'inizio, dobbiamo prenderci la mano, quindi. Non Ce facciamo l'ho! troppo. Sei un uomo morto! Aia. Assaggia un po' Aia. questo! Povero Drake. Sono morto? Ah, ok. Beh, sì. Hanno fatto un po' il prequelino. Come il 2, via. No, il prequelino, come si dice? Non mi Ah, viene, no, merda, prequelino. Non cazzo! c'è Sully. Maledetto fango, vi ho appena fatti pulire. Davvero carini? Yeah. Non avevano scarpe da uomo. Oh, molto divertente. Con Nathan Drake non ci si annoia mai. Ehi, guarda lì. Tartaruga di mare. Hai idea di quanto costino? Che c'è? Non li trovavi più di cucciolo di foca? Oh, ora Cazzo. sei un attivista di Greenpeace. Beh, semplicemente non vado in giro con animali quasi estinti ai piedi. Sì, costano un sacco, più di quanto guadagni in un anno. Ah sì? Quale anno? Ne ho avuti un paio buoni. Davvero? Ok, Uno. via. Ehi, Bellino, Einstein. bello Che c'è? questo Sai che dialogo. dice non entrare? Tu parli spagnolo? Comunque lo so, abbiamo un permesso speciale. L'ho sempre detto che sei speciale. Mister Simpatia, tieni. Da qui c'è la via panoramica. Dopo l'ultima via panoramica mi sono svegliato in un fosso dietro il Taj Mahal, nudo. E c'è niente di più panoramico? Oh no.
Bel dialogo, mi piace. Diamo un po' più di luce. Per ottenere questo trofeo, trovare e completare questo enigma, trovare questi tre oggetti, scattare queste tre foto. Che casino. Bello. No, assolutamente io vorrei una remastered. Perché guarda che bello. Immaginatelo in 1080 con tutte le cose corrette. Perché non... Oltretutto a maggior ragione... No, queste schermate vanno levate, eh. Tocca la foto di riferimento e prova a riprodurla. Ruota. Vediamo. Come. Cos? Questa foto? No. No. Non si capisce niente. Ah, ecco, foto. Quale foto? Che foto devo riprodurre? Non si capisce niente. Attenzione, con i cosi dietro si zoom. Guarda, si zoom e si dezoom. In realtà anche col cosino sopra si può fare. Boh, proviamo a scattare sta foto. R, scatta la foto. Salva tra le foto del diario. E ora? Cosa ci faccio? E quindi? Cosa stai cercando di dirmi? Io non ho capito. Cerca nel capitolo 3. No, qui assolutamente non. Ah, queste sono le foto? La foto di qui. Devo riprodurre queste foto. Cerca nel capitolo 2, ma sono al capitolo 1. No, non ci sto capendo nulla. Cerca nel capitolo 1, ok, questa foto qua. Capitolo 2, ma perché devo fare queste. Un cancello. Ma non è questo il cancello. Non è questo il cab. Proviamo. Boh, non lo so. Non si capisce. Ma eppure sembra proprio questo. Sembra questo. Ma sì che è questo. Peligro. Vediamo. Non mi dice che è giusta. No, non capisco. La foto è palesemente qua. Cerca nel capitolo 1. Sti menu. Bisognerebbe prendere chi l'ha fatti. Non si capisce niente. Non c'è versi. No, ti dice lui dov'è il posto esatto per fare la foto. Qua, vedi, è uscita l'icona della foto. Quindi la devo fare da qua. Sì, ma non è intuitivo mai, eh. Che caga. Vabbè. Foto. Vedi, ora è giusto. Ok, vabbè. Ok. Ma e quindi le foto. Sì, ok, Enrico, perfetto. ma cercano di chiudere qualcosa dentro o fuori? E quindi le foto che ho scattato finora, che ci faccio? Risolutore di misteri, perfetto, perfetto. Che ci faccio con le foto che ho scattato per ora? Dove le posso vedere? Non so neanche dove vedere, non si capisce niente. Qui, foto. Non posso buttarle queste foto. Restano qua, in eterno. Vediamo se toccandole. Niente. Niente, no, non posso buttarle. Che schifo. Sono costretto a tenerle. Vabbè, ok. Va bene, niente, andiamo avanti. Ora che abbiamo capito come si fa. Vediamo se piano piano riusciamo a proseguire nella storia. È molto Capitano, passo macchinoso. passo. Che fretta c'è? Nessuna fretta, c'è tanto da vedere. Bello. Ma sono convinto che prendendoci la mano sono tutte cose che si superano. Anche se. Ma poi ci fosse una transizione! No! Pla! Te lo schiaffa davanti proprio! Usa questi per aggrapparti e scendere dalle fune oscillazione. Ok, tocca la fune. E io voglio toccare la fune. Tocca la fune. Tocca la fune, toccala. Grande. Fune, scorri tra le dita verso l'alto e il basso. Senti, io uso i tasti che è meglio.
Inclina il sistema piano. No, 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 no. Vai, perfetto. Aspetta che qua c'era. Ma i tesori non ci sono in questo gioco? Bellina l'acqua. Sì, è una versione graficamente PS3 un po' downgradata, però cavolo, è notevole. Notevole. Bello, l'acquetta, l'acquetta. Bello, 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 bello. Risaliamo. Perfetto. Cioè, se uscisse una versione PS4 la comprerei subito, ma subito. Beh, e da quando sei uno scalarocce? Non lo sono. Sono uno scalafune. È carina. La necessità aguzza l'ingegno, lo dice sempre Sally. Fidati, non ascoltare Sally quando parla di aguzzare l'ingegno. Bella figura paterna. Su, forza. Però sti dialoghi sono. Ci stanno, eh. Sono dialoghi credibili. Bello, guarda là. Finiranno queste cose. Finiranno. Vabbè, sì, mi stai semplicemente dicendo che io posso fare così col dito. Vedi, andare su col dito. Sì, ma posso usare anche i tasti. Preferisco di più usare i pulsanti, i tasti, le levette, che non toccare continuamente il dito e lo schermo col dito. Ok. Diavolo, dov'è la mia fune? Non sono un esperto, ma direi che è stata tagliata. Gerro, quel figlio di puttana. Aspetta, che hai detto, Gerro? Il trafficante di droga, rapitore di migliaia di turisti, bombarolo del canale di Panama, Roberto Gerro. Ne hai sentito parlare? I bimbi sordi di Caracas hanno sentito di lui. Dante, ti prego, dimmi che non siamo nel cortile del generale Lucco. Ehi, non è più un maledetto generale, ok? I rivoluzionari hanno perso la guerra, ricordi? Tra l'altro, non è che uno dei miei tanti intralci. E Drake, tranquillo. Garro non viene dove ti sto portando. Ok, adesso sei uno scalatore. Questa la voglio vedere. Non fissarmi il culo e cerca di stare al passo. Mi sta veramente piacendo la scrittura. Wow, questo sì che è uno spettacolo. Sono qui per questo. Ancora non hai visto niente. Coraggio. Bello. Tesoro! C'è un tesoro, allora ci sono i tesori. Buttati, perfetto, andiamo a prendere il tesoro. Allora vedi che ci sono i tesori, ci sono i tesori. Vediamo se toccando lo schermo. Sì, tocco lo schermo. Adesso sto toccando lo schermo, ma. Ok. Ah, uno. Hai guadagnato un trofeo. Quindi c'è un tesoro, un trofeo. Trofeo lo chiama, il tesoro, vabbè. C'è un sacco di roba collezionabile. Mi sa che da platina sarà un. Bello lo sfondo, guarda! Guarda che bello! Ma è un'immagine! È un JPEG lo sfondo laggiù. Sì, è un JPEG, ok, vabbè. Quindi almeno so che non ci sono più tesori da trovare. Perché non scatti una foto? Durerà più a lungo. Ah, vedi, mi si è acceso. Aspetta, cosa devo fare? Ah, il ponte, bello, bello, bello. Lui ti dice anche, ti fa vedere in alto la foto che devi fare. Scattiamo. Ok. Precisione. Ah, devo essere preciso al 100%. Sì, è un po' un dito, eh. Non capisci qual è il senso di questa cosa. Precisione al 100%. Qual è il senso di farle, di rifare le foto al 100% bene? Che senso ha? Vabbè, mi sembra un po'. Vabbè, vabbè, vabbè. Vediamo intanto com'è la storia. Quanto saranno vecchi questi appigli? Tu che dici? 3.000 anni? 4.000? Sembrano quelli di Mesa Verde. Ti ricordi? Eri terrorizzato, stavi per metterti a piangere. Lì era diverso, era tutto buio e due volte più alto e avevo una borsa piena di cocci legata alla schiena. Io ho visto le lacrime. Cautela, è un gran bel salto.
Ehi, sono stato io a insegnarti come si fa, ricordi? Sì, certo. Come no? Ok. Wow. Filmati. È questo il grande mistero che solo io posso risolvere. Datti una calmata, ok? Ci sto arrivando. Bene, vedi tutti questi ometti accucciati? Ce ne sono sparsi su tutto il crinale. Allora, fenomeno, dimmi chi ce li ha messi. Mi stai mettendo alla prova. Questa proprio mi mancava. Ma sicuro tu sia all'altezza della situazione? Guarda un po'. Qui la transizione c'era. Completa tutte le copie per ottenere un trofeo. Tocca per iniziare. Scorri il dito sullo schermo. Tocca... Ah, ho capito. Perfetto. Tocchiamo il dito. Distingue. È troppo eroso. Ah, vedi. Attenzione, non devi sfregarlo fino in fondo, sai? Perché? 100%. Arriviamo... Perché non devo sfregarlo fino in fondo? 100% voglio. Ok. E ora che ci faccio con questo? Ok, ehi, prova con questo tizio. Questo tizio. Unisci le quattro copie. Quest'altro. Ti stai sporcando le mani. Stai zitto. Tra l'altro ha la voce di David. Vuoi di fare della concorrenza a Picasso? Stai zitto. 96, 97, 100%. Dai, ok. Proviamo con quelli. Attento a dove metti i piedi. Queste assi sono scivolose. Sì, soprattutto se hai stivali di tartaruga di mare. Si chiama stile, Drake. Dovresti provarlo ogni tanto. Quelle scarpe da ginnastica. Sembri mio zio Mikey. Piano! Quanto lo odio. Soffri ancora di vertigini? Vertigini? No. Paura di cadere? Sì. Oddio! Se cadi davvero, vuoi che ti faccia seppellire con quelle scarpe? Certo, però tu devi venire al funerale in scarpe da ginnastica. Bruttina questa cosa. Non morire proprio ora. Non finché mi servi. Grazie per l'interessamento. No problema. A questo servono gli amici. Ok. E ora dobbiamo fare qui la stessa cosa. Ma non c'è un modo per farlo? No, ovviamente. L'ho fatto... Sì. Oh, questa sì che è una copia. Devi avere esperienza. Lo fa anche sul retro? No, solo davanti. 96, 98... E anche di qua. Un'altra. Non sfregare troppo, se no si eccitano. Perché? Se non ti conoscessi direi che l'hai già fatto altre volte. Ok. E ora devo unire i pezzi. Questo lo metto qui. Si è girato da solo. Questo si mette così. E questo così. E adesso? Enigma risolto! La mitologia dei Kuna del XVI secolo era un'evoluzione del ben più antico panteo di divinità dei loro antenati. Imtaio Yun Soyun, protettore delle rotte commerciali, strettamente legato a Nato. Non si legge. Natukuatli, dio del commercio. E ora? E che ci faccio con questo? Ok. Beh, finalmente. Di chi credi sia? Non dei Mai o degli Aztechi. Sì? Direi dei Muisca, ma... Non si sono mai spinti a nord della Colombia. Nathan Drake. L'enciclopedia vivente. Dei Kun. Loro erano di quest'area dell'America Centrale. Forza, c'è altro da vedere. Ehi, ehi, ehi! Occhio al tronco! È un po' infido. Infido?
Ma dove si usa Infido? Alle lupette? Si chiama... Che palle, sì! Chiamano coccinelle. Ero il capotruppa. No, merda! Oh, attenzione. Devo stare... No! No, 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 no. Devo stare in mezzo. Vai. Chi sei? Re della giungla? È una fune, Drake, non una liana. Non è che ci sono robe da... No, c'è lo strapiombo. Dannati monsoni che cancellano il sentiero. Perché non ci limitiamo a seguire la strada? E rinunciamo a questo? Però mi sta piacendo, eh. Gli uccellini ci sono anche. Che è sta visto, camera? Che ti ho detto? Quassù è pieno zeppo di questa roba. In larga parte mai toccata. Già, il tuo generale Garrow ne sembra geloso. Te l'ho detto, non è più un generale. Andiamo. Foto da fare, non ce ne sono. No, capitolo 2, ok. Però aspetta. Circa in questo capitolo. Vedi che c'è roba. No, non si capisce nulla. Non si capisce nulla. Questa qui da la sta foto. Una cascata. 01 Conquistadores. Questo no. Non facciamoci domande. Guarda che bello. Forse è questa la. No, non è questa la cascata. Vabbè, andiamo avanti, va. Ehi, laggiù c'è qualcosa. Pensi di poterci arrivare? Sì, ci arrivo. Aspetta. Tocca per raccogliere. Ah, i trofei. Quindi c'è un altro trofeo? Prima diceva ce n'era uno solo, ora ce n'è altri. Non si capisce niente. È veramente... Peccato perché poi... Cioè, è divertente anche. Eppure... Eccolo. Ok, cos'è? Turchesi con glifo. I Kuna, così come le altre civiltà vicine, tenevano in grande considerazione il turchese. Questa pietra preziosa è usata in abbondanza nella produzione di artefatti, ancora vengono usate. Ehi, tutto quello che provi qui è mio, ok? Aspetta. Turchesi con glifo. Ce ne sono due. Sì, non si capisce. Questi menu, no, vabbè, basta, non mi ripeterò. Dai, ok. È qua? Non si può andare. Non si può andare qua. Ci siamo quasi. Aspetta, c'è un glifo che somiglia a quello sulle statue del ponte. Dove? No, non ho capito se ci devo interagire, devo fare qualcosa sul glifo. Niente, non si scende più. Dammelo, dai, fa bene. Ehi, è qui, tranquillo. È di turchese, una sorta di glifo. Lo stile è lo stesso del simbolo al ponte. Schifo di glifo, sai quanto vale questo? Ed è solo l'inizio, forza, di qua. Splash. Ah.
Vai. Ora sì che ci divertiamo. Guarda la saltano su sassi molli. Occhio a quello. Molto platformino. Wow, cos? Che cazzo? Cos? Odio ammetterlo, ma stavolta potresti aver ragione. Ce l'ho sempre, per questo mi segui. Un bel bestione, vero? E dicevi che rovine così sono sparse ovunque. Più di un ettaro di questa roba. Forza, dobbiamo passare per quella gola. Capitolo 2. Quindi metà roba del capitolo 1 non l'ho trovata. Ah, guarda, guarda, guarda. Non posso andare. Capitolo 1. Ho trovato metà della roba che devo trovare. Molto male, molto male. Devo trovare due turchesi, un conquistadores, compagno militare d'essa. Boh. Va bene, ci fermiamo qua con questo episodio. Sono veramente curioso di vedere dove andremo a parare con questo Uncharted per PS Vita. Veramente carino, sì. Vabbè, sicuramente lo continueremo e vedremo un po'. La cosa che mi dispiace di più è questi menu che non si capisce veramente niente, tutta la roba da raccogliere, è veramente confusionario. Però piano piano magari ci farò l'occhio e l'abitudine. Va bene ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito fin qua, vi rimando al prossimo episodio che uscirà presto, penso di farne a cadenza veramente serrata questi episodi, e vediamo come sarà nel complesso, però per ora mi sta piacendo, interessante, interessante. Ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per avere la notifica su YouTube quando caricherò nuovi video, e seguitemi su Twitch perché facciamo live tutti i giorni praticamente. Niente ragazzi, tappino. Ah, quanto mi mancava mettere il tappino. E super ciao ragazzi miei, alla prossima!